Allora, sì, Presidente, la ringrazio anche perché ho l'opportunità magari di chiarire alcuni aspetti sulla questione vicenda di Falcognana. Forse non sono stata chiara prima nel mio intervento in discussione generale, o forse era distratto il consigliere De Priamo, non mi ricordo se era in aula. In realtà, io devo dire appunto che mi fa sorridere che oggi il centrodestra porti questi atti per far sì che non venga individuata nel sito di Falcognana il nuovo sito per il conferimento dei rifiuti. Perché, come ho detto, ma mi piace ricordarlo e lo voglio fare con più forza, come ho detto prima nel mio intervento. Quella discarica fu aperta proprio sotto il Storace quando era presidente della Regione Lazio. Allora è chiaro che forse non ho chiarito bene prima anche che io prevengo. Consigliera Sì, Grancio. io ho 3 minuti, consigliera Grancio. Allora, quello che voglio dire è che sono, se non vengo interrotta, che io provengo da quel territorio come il consigliere De Priamo. Giochiamo a carte scoperte. C'è pure un'onorevole Brunetta che sta da quelle, vive da quelle parti, sappiamo benissimo che ha una villa, e che quindi si incatena a quel cancello. Quando questa discarica è stata proprio autorizzata dal presidente di una forza del centrodestra e quindi comunque vicino a voi. È chiaro, l'abbiamo ripetuto e l'ho detto anche io ai microfoni, l'ha detto anche il capogruppo Pacetti. In quel sito il Movimento 5 Stelle non vuole che vengano portati i rifiuti. Questo deve essere chiaro, come in quel sito, come in altri siti previsti dalla relazione tecnica. Abbiamo detto che Falcognana ricade nel municipio IX, sono stati individuati altri 3 siti, ma questo noi non lo accettiamo e rispediamo al mittente la richiesta, se mai avverrà, da parte della Regione Lazio di portare rifiuti a Falcognana. Falcognana già paga, i cittadini di Falcognana pagano già un prezzo molto alto perché si porta il fluff, è stato detto più volte anche da una cittadina che è intervenuta in aula, che è già un rifiuto pericoloso. Io vi invito tutti ad andare a vedere a Falcognana, però vedete anche il mio dialogo qui, che parlo ora con voi. È assurdo perché, ripetiamo, non sono presenti i signori della Regione Lazio che dovrebbero invece sapere che assolutamente al Falcognana non si possono portare rifiuti perché c'è un territorio, tra l'altro bellissimo, l'ho già detto, l'agro romano, meraviglioso, che nessuno può toccare da un punto di vista quindi sia naturalistico ma anche di salute umana. Quel territorio sta già pagando troppo. Quel territorio, quella discarica, voleva essere aperta anche dal sindaco Marino, perché noi certe cose non ce le dimentichiamo, chi vive i propri territori, ma fortunatamente si risolse in un La altro invito a modo. concludere, Sì. consigliera. Quindi il fatto che in questo ordine del giorno dice il sindaco e la giunta ad attivarsi presso gli organi della Regione Lazio esprimendo la contrarietà alla individuazione del sito di Falcognano e il conferimento dei rifiuti urbani, noi l'abbiamo già detto apertamente, lì non verranno portati i rifiuti. E siccome o si condividono gli ordini del giorno oppure io non permetto alla forza di centrodestra di metterci il cappello perché mi fanno veramente ridere, io voterò contrario.